Premio speciale dalla giuria per aver saputo raccontare una storia immersa in un affascinante silenzio e avventurosamente quotidiana con originale classicità. La superba attenzione per i dettagli e per le atmosfere permette al lettore di vedere con precisione la vicenda narrata e parteciparvi da privilegiato testimone. Mi ha colpito la parola classicità. Sì, anche un po'. Perché? Ma perché probabilmente... io personalmente ho avuto un forte impegno nel disegnare bene questa storia, perché essendo priva di testi ha bisogno di un impatto visivo chiaramente forte, insomma. E poi classicità, perché classicità? Forse perché è molto accademica, ci sono molto delle anatomie molto abbastanza ben studiate, insomma, quello che ho potuto. E forse perché anche ricorda un po' paesaggi di storie classiche, di avventure classiche, insomma, dove la giungla di solito la faceva la padrona dell'avventura. Sì. Tra l'altro questa è una giungla, anzi sagariana. Infatti. E oltretutto poi questa cosa di Sagari mi ha colpito, perché fra l'altro, come ho detto alla Francesca, non sapevo che l'Omis quest'anno fosse dedicata ai 100 anni della scomparsa di Sagari. Ma con Sagari io ci trovo... poi fra l'altro su alcuni siti ho letto delle critiche dove mi dicono di salgariana memoria, no? Una storia che ricorda un po' le storie sagre. Io credo che in comune con Salgari ci possa essere il fatto che, come lui, non sono mai andato in una foresta pluviale davvero, non ho mai visto niente del genere, e spero anche, perché visto, insomma, poi ho molta paura degli insetti, e, insomma, non andarci mai, e quindi questo. Quindi cioè, è anche interessante sapere quanto voi autori vi ritroviate poi nelle critiche che vengono, sì, che vengono scritte. Cioè, sì. Delle volte sono anche, chiaramente, come penso capiti a tutti gli artisti, insomma, certe volte il critico riesce a trovare cose che l'autore stesso non aveva pensato coscientemente, magari aveva dentro di sé, che sono tutte fuori con il lavoro. E il critico infatti ha questa funzione anche, insomma, di scoprire delle caratteristiche che non erano così evidenti. In effetti ci sono stati commenti, mi ha fatto molto piacere. Tu ci hanno detto in Francia che un fumetto filosofico quasi sul senso della vita, insomma, che in fondo non ha una trama classica, abbastanza. Per intrecciarsi di episodi. E poi non ha una morale, in fondo, sì, che è questo forse la caratteristica più. Da questo punto di vista forse è quasi realistica, perché in effetti è esattamente, non c'è il buono, non c'è il cattivo, non ci si... nel senso, anche la tigre, la sua violenza, la sua necessità poi per combattere tutti i giorni, non è l'eroe positivo. Esatto, sì, forse da questo punto di vista è più... detto, è molto realistico da questo punto di vista, mentre lo è veramente poco da tutto il resto, perché in fondo, cioè, se io avessi rispettato veramente il realismo, avrei dovuto mettere le piante vere, avrei dovuto mettere anche la tigre, insomma, se vogliamo, non è disegnata in modo realistico, anche se sembra, però la costruzione delle linee del volto, delle righe, della maschera, la tigre è ben diversa, quindi tigre poi la vediamo qua, certo, molto più complessa. Io ho dovuto fare una sintesi per poterla poi ripetere quelle 200-300 volte che l'ho ripetuta. In diversissime angolature. In diverse angolature, in tutti i modi. Sì. La tua collaborazione con Bremont non nasce naturalmente con Love, ma qualche anno fa. Vuoi parlare come è nata la vostra strategia? Beh, dunque, Frederick mi ha trovato, diciamo, la premessa è questa: io ho lavorato in Disney per molti anni, e un mio collega, il caro amico Donald Soffritti, mi ha presentato Frederick, che cercava appunto dei disegnatori disponibili, insomma, abbastanza bravi, cercava qualcuno che avesse uno stile un po' Disney. Infatti il primo lavoro con lui è stato Riccardo Cordileone, pubblicato in Italia da Planeta D'Agostini, non mi ricordo, qualche anno fa, e quello è
di stampo abbastanza Disney, mi ricordava molto i personaggi di Robin Hood. Poi ho lavorato molto in Disney per vari personaggi, hai trasposto anche il fumetto dei grossi successi della Pixar. Sì, ho collaborato ai colori della graphic novel di Prestigio, che era Pixar, non era ancora un prodotto di Disney. E sì, ho anche collaborato per la trasposizione a fumetti di Monster Arts, che sono, però era più una ricerca che abbiamo fatto io e altri disegnatori Disney all'epoca, e poi non so che fine abbia fatto questo progetto. Ma mentre per ambienti più Disney comunque hai lavorato. Quanto ti rimane di questo ambiente nel tuo lavoro extra? Quanto ti porti? Moltissimo, perché io avevo a Disney l'aver imparato la tecnica del fumetto. Io quando ho iniziato a seguire il corso all'Accademia Disney non avevo mai fatto un fumetto completamente, non avevo mai studiato per fare fumetto. Ho fatto l'Accademia Belle Arti, liceo artistico, fra l'altro qui a Lucca, e quindi l'Accademia Disney mi ha formato, diciamo, anche se poi come tutte le cose io ero comunque, già disegnavo per conto mio, autodidatta, e ero un lettore di fumetti e di Disney e non solo, chiaramente. E sì, mi ha formato per quello che riguarda proprio la tecnica del fumetto, le inquadrature, insomma 10 anni di lavoro intenso, perché il Disney si lavora intensamente, sono una bella preparazione, una bella scuola. E io devo dire innanzitutto che da sempre ho amato i documentari, gli animali, infatti nei ringraziamenti ho ringraziato Piero Angela e la voce storica dei documentari di una volta che era Capone. Scomparso da prematuramente purtroppo, e perché sono grato a loro per quello che ho visto negli anni della giovinezza, e quindi io diciamo che mi sono documentato perché le anatomie degli animali sono sempre la documentazione è importantissima, quindi con Google, con le ricerche su internet naturalmente ho trovato dei siti meravigliosi di animali, sono filmati, foto, e quindi mi sono documentato, però gran parte lo devo proprio alla mia memoria, nel senso che spesso ho disegnato animali come me li ricordavo, poi quando sono andato a controllare erano disegnati abbastanza bene, ho corretto poco, e sì, è un frutto di per quello che dicevo prima, poco realistico, perché proprio è il mio mondo, come io immagino la foresta, come Saigari ha immaginato la sua, per questo è che ho fatto questo accostamento con Saigari, da questo punto di vista è così, non essendoci mai stato io immagino che sia così, però non è che, cioè, so benissimo che sarebbe anche una foresta molto più intricata, molto più difficile da disegnare, tutto molto adattato per poter essere rappresentato visivamente in un fumetto. Ma perché si vive in un mondo che ormai è fatto di linguaggio soprattutto, cioè soprattutto è fatto di immagine soprattutto, però il linguaggio è un grande aiuto che c'è per spiegare dei passaggi, no? E diciamo che come nel cinema, Hitchcock diceva che il cinema muto, per imparare a fare cinema bisogna imparare a fare un cinema senza parole, dove si capisce tutto dall'immagine. E mentre con la parola uno può spiegare molto, e lo stesso appunto con la vignetta, con la didascalia, il giorno dopo è fantastica, è l'invenzione del secolo, il giorno dopo, che risolve quello che è una transizione cinematografica, insomma, se vogliamo. E qua le transizioni cinematografiche non ci sono, non essendoci appunto neanche le didascalie, quindi è stata una specie di prova, diciamo sì, un saggio, una specie di prova d'autore. Riuscire a raccontare una cosa senza mettere una parola, senza mettere una didascalia. E sì, e probabilmente l'aver lavorato molto in Disney mi ha preparato anche a questo, perché il movimento nel fumetto si esprime con il disegno del dinamico, e lo stesso la narrazione viene aiutata dal dinamismo, se c'è soprattutto
un fumetto dove succedono delle cose, dove non si dice niente, no? Quindi la narrazione penso che si passi da lì. C'è anche chi considera, mi intrometto nella vostra botta risposta, chi considera il cinema delle origini il vero cinema, il cinema muto come l'arte pura per eccellenza. Esatto. Tant'è vero che poi tu hai citato Hitchcock, a me viene in mente ad esempio Quarto Potere, ci sono dei momenti, pur non è un film muto, però ci sono dei momenti significativi, diciamo, di Quarto Potere, cioè la morte di Kane e lo svelamento del mistero, cos'è Roswell, cos'è Rosabella, avvengono senza dialogo, cioè è un dialogo tra regista e spettatore. Certo, ma ti ritrovi in questa diciamo, dialogo? Indubbiamente, perché poi io in questo momento da sempre lavoro con lo sceneggiatore, quindi la parte del racconto, dei dialoghi è lasciato quasi totalmente a loro. E io devo esprimermi con le immagini. Io ho in mano la regia, quella pura, quella che dice appunto Igino, che dice appunto che il film, l'arte migliore è quella lì, quella di raccontare per immagini. Io posso citare un'altra scena che secondo me è basilare per spiegare una cosa. Nonostante che in quel film ci siano le parole, io parlo di Hope, di film di Il nodo alla gola, dice, dove si vedono, si sentono i dialoghi, ma l'inquadratura inquadra ciò che succede sullo sfondo con il tipo l'assassino che teme, mentre poi si vedono le mani, insomma, sono giochi di regia che sono solo immagini. E in questo mi trovo molto. Sì, fa parte proprio della regia pura. Certo. Altra domanda. Hai parlato della tua esperienza a Disney, no? Come momento formativo. So che è una domanda che i disegnatori un pochino non gradiscono, però te la faccio lo stesso. C'è qualcuno a cui ti sei ispirato, almeno all'inizio, come tratto, come disegno? Tu hai detto che la foresta è un po' quella di Sandra, che di immagini. Sì, 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 esatto. Ma per questo lavoro in generale, autori di riferimento non ne ho. Nei fumetti, anche perché io devo dire sono un lettore atipico, cioè penso un po' come tutti quelli che lavorano nel fumetto, poi in realtà non leggo molto i fumetti. Leggo i fumetti che mi piacciono dal punto di vista visivo. Però diciamo che per questo lavoro no, sono andato abbastanza da solo, ecco, senza grossi riferimenti. Poi i riferimenti tutti li hanno, perché tutti hanno i lavori. In Disney avevo sempre detto, quando lavoravo in Disney, che il mio autore di riferimento era Carl Barks, ma perché è stato un grande, ha inventato la sitcom, no? Moderna, senza di lui non ci sarebbe quasi niente di quello che abbiamo oggi nel panorama della commedia, dai Simpson, eccetera. E quindi sì, gli autori classici, io ho letto sempre classici e forse sono questi gli autori che ho inventato. Tornando alla narrazione, una narrazione semplice, quasi da cinema muto. E per me il massimo del fumetto è il paperino davanti a una staccionata, senza sfondo, cioè questo è fantastico. No? E uno non se ne accorge nemmeno, non ha bisogno di andare a cercare i particolari. Qua i particolari ci sono per forza, perché era un tutt'altro tipo di fumetto. Però è un vincolo grandissimo, perché finché si lavora in Disney purtroppo non si è conosciuti come autori. Io sono stato per anni a fare firmare disegni, a fare disegnini nello stand Disney da Luca Comics, c'è stata una folla urlante che pretendeva il disegnino di Paperino, ma chi fosse il disegnatore non ha nessuna importanza. Il disegno è il personaggio che conta, e la forza della Disney è quella. E però per l'autore non è positivo, nel senso che c'è poca gratificazione, certo. C'è gratificazione finché il pubblico apprezza. Se il pubblico non sa più chi sei, in effetti a un certo punto, ripeto, è una grandissima scuola, e per i giovani che entrano in Disney è una manna dal cielo, perché comunque professionalmente gli apre molte porte. Uno va, qualsiasi altro editore dice ho lavorato in Disney, ti fanno lavorare, quindi dal punto di vista lavorativo è basilare. E io di questo ringrazio veramente
tutti quelli che insomma, come si dice, accolto in Disney quando, sono entrato. E sì, poi a un certo punto professionalmente c'è bisogno di uscirne per forza, perché no, altrimenti gli spazi sono angusti, no? non è possibile uscirne abbastanza, penso di essere stato abbastanza sincero. Sei vicino di casa, sì. Hai vissuto Lucca, sì. Sei stato a scuola qua, sì. E quest'anno sei salito anche sul palco per i Gran Guinigi, quindi come la vivevi prima ancora di essere disegnatore Lucca Comics, se la vivevi? Tutto immagino tra di sì, e poi l'emozione, quella vera, di arrivare al Gran Guinigi, al di là di quello che si diceva prima. Ricordo la prima Lucca Comics che ho visitato, diciamo, mi sembra quella del 90, avevo 17 anni, 18 anni, uscendo dal liceo artistico si va tutti là a vedere questa, al palazzetto, c'era un topolino enorme, gonfiabile fuori, uno stand enorme della Disney, e ricordo quello, essenzialmente ricordo tutte le edizioni meravigliose che c'erano, che io naturalmente da appassionato di fumetti e di tutto quello che è, insomma, immagine, ricordo ancora il profumo della carta stampata che si sentiva al di là della forma, per me fu una bellissima esperienza, molto bella. E quindi io sono sempre tornato, allora tutti gli anni sono venuto da visitatore, un salto l'ho sempre fatto. Poi da disegnatore l'ho vissuta con orgoglio quando mi hanno dato il primo passo per entrare da professionista, che è stato con Disney, perché io ho cominciato a lavorare in Disney. Quindi. E poi sì, ho continuato anche a seguire la manifestazione. Ho apprezzato molto quando è venuta in città, in centro, perché la città è bella e meritava di essere vista, mostrata ai visitatori, che altrimenti restavano esclusi praticamente. Poi c'erano molti problemi, per quando pioveva era terribile, però. E poi invece uno esce, c'è la mamma nel bar, il caffè, vedo che con i colleghi ci ritroviamo poi a pranzo, a cena. È molto bello, e devo dire, poi essere chiamato sul palco, una soddisfazione che devo dire, quando mi hanno detto vieni che c'è una sorpresa, viene la premiazione, io immaginavo che c'era qualcosa, insomma, e devo dire che ero rimasto comunque abbastanza tranquillo, perché lavorando nel mondo del fumetto tanti anni, insomma, ero anche abbastanza cosciente, insomma, che una cosa si può, finché non la vedi, no, può non essere vera, no? Insomma, non potevo immaginare, no, non c'è tempo, che chiudiamo qua e basta, insomma. Invece poi mi hanno chiamato il premio speciale della giuria, che devo dire che è un premio che per quello che mi riguarda mi fa tantissimo piacere, perché volendo potevano non darmelo, ecco. Mentre gli altri, meno male, insomma, fanno parte dei grandi amici, quelli ufficiali, lì potevano anche dire ma chi se ne frega, invece me l'hanno dato, e infatti sono molto grato ai giurati, insomma, perché insomma l'ho preso proprio come un bel regalo personale, insomma, un bel riconoscimento finalmente. Visto che abbiamo parlato della Pixar prima, sì. Ti vorrei chiedere, uno, che strumenti utilizzi, sì. Anche per l'elaborazione, ma perché c'è una ragione, nel senso che morto Jobs, tutti pensano al Jobs della Apple, in pochi hanno ricordato il Jobs che ha creato la Pixar, e quindi una riflessione anche sul, non solo sugli strumenti che è conseguente, ma su quel tipo di animazione e sul... Quel tipo di animazione ha rivoluzionato, come tutte le cose che ha toccato Jobs, ha rivoluzionato il modo di vivere la nostra vita. Perché ora, al di là dei cartoni animati, però con l'animazione 3D ci fanno pure attori morti che non potrebbero più recitare, che fanno recitare nuovamente, insomma, cose meravigliose, insomma, e cose che prima erano impensabili. E io quindi uso la tecnologia molto, perché poi sono appassionato anch'io di tutto quello che è Apple, perché insomma ho cominciato da lì e mi so muovere solo con quello. E io praticamente possiedo una Cintiq, che è una tavoletta grafica piccola, tra l'altro, grande, molto costosa, ma
prima o poi me la comprerò, la City, dove praticamente è uno schermo su cui si può disegnare direttamente, e uso però anche il computer. Ovviamente tutto questo è fatto a mano, il disegno su carta, poi prescansionato e colorato con Photoshop. E mi sono dovuto inventare un metodo, perché Photoshop è uno strumento, non è che c'è un metodo unico, ognuno fa, ognuno ha il suo modo di colorare, e mi sono inventato un metodo e ho utilizzato questo per, cercando di essere più coerente possibile. Insomma, diciamo che uso Photoshop, un lavoro che senza Photoshop questo qua non sarebbe potuto, non sarebbe stato possibile, perché sono mille foglie che ho fatto grazie proprio a Photoshop, insomma. Mi sono fatto un pennellino che ripete i segni della foglia, poi sono anche qui in copertina, si vedono le foglie dietro alla tigre, sono frutto di un trucco, diciamo, di Photoshop, però c'è un lavoro comunque molto lungo. Chiudo una pagina, ha perlomeno 25-30 livelli sovrapposti. No, un lavoro da cesellatore. Da cesellatore? Anche se usa un computer e Photoshop. Sì. Diciamo che a volte si è anche dispregiativo, con Photoshop. È uno strumento. È uno strumento favoloso che cambia il modo di lavorare. E un lavoro del genere si può chiaramente, c'è chi lo sa fare anche totalmente con i metodi tradizionali, però prima di tutto ci mette moltissimo tempo, e poi certi effetti sono difficili da ottenere, colpi di luce, luminosità, insomma è tutto un modo di lavorare molto diverso, ma anzi poi devo dire la verità, quando uno torna a fare delle cose a mano per le dediche c'è anche un po' di difficoltà, perché viene da cercare nella Z e non c'è, e quando sbaglio prendere la gomma e cancellare. Però insomma, se posso anche una domanda, un commento, mi è venuto in mente parlando delle pendoline, che il Parks leggevo che faceva fare ogni tanto le monetine alla moglie. Io immagino che avesse avuto Photoshop, avrebbe usato quello invece di non la moglie per la parte del lavoro. La moglie di Parks è stato il primo Photoshop della storia. Ti faccio un'ultima domanda io, se non è un'altra collega. Tu lavori anche come illustratore, sì, per ragazzi, per bambini, sì, soprattutto. Abbiamo avuto ospite, ieri è stato qui a Prescaffè con noi, Carpenter, che è ospite di punta della manifestazione di Guerra del Sereno, Ramo Luca Junior, che non so se tu hai visto la sua mostra a Palazzo Ducale. Non l'ho potuto girare molto questi giorni. E che differenze ci sono tra realizzare fumetti e opere di tipo love e invece lavorare in un settore più, diciamo, dedicato ai bambini? Non si può dire che love sia una storia per bambini. Ma molti bambini la comprano, cioè molti genitori la comprano per i bambini perché ci sono gli animali. Quindi la differenza principale fra il fumetto e l'illustrazione è che il fumetto ha una regia, ha una narrazione, è un lavoro molto lungo e soprattutto c'è la recitazione, quindi, mentre sull'illustrazione in generale si tratta di fare delle immagini singole che siano belle, descrittive di accompagnamento a un testo che è già stato scritto. E dal punto di vista, penso... Tu personalmente come ti trovi? Ma io trovo che sia molto più... Per me è più facile e riposante fare un'illustrazione, perché posso spingere un po' il cervello. Mentre con un fumetto, per esempio quando imposto una tavola che devo pensare alla narrazione, chiaramente devo stare con la musica, non sento niente, cioè in silenzio in assoluto. Come studiare, insomma, il processo creativo, il primo processo creativo è dal testo scritto alla tavola di segno, il primo schizzo che è piccolissimo, delle volte molto brutto che lo faccio, che lo capisco solo io, però è la parte più creativa e faticosa, se vogliamo. Dopodiché anche lì diventa più tecnica, si procede, e dunque sì, per quello che mi riguarda l'illustrazione è una parte del mio lavoro che trovo un po' più rilassante. Ultimissima, cosa stai lavorando adesso? Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Sto lavorando al secondo album di loro, che
avrebbe avuto un buon successo, l'editore ha deciso di farci fare. Dove era trasformata in una serie? No, no. Sono diciamo una serie di one shot, sì. non credo che la cosa possa andare avanti per molto. Allora, il prossimo volume parlerà di altri animali, di altri ambienti. Ci sto lavorando. Non più tigri. Non più tigri, no. La tigre ha fatto il suo corso. Il prossimo animale sarà una volpe, insomma. Si può dire, un'isola del nord, quindi, insomma, altri colori. Anche lì mi sono dovuto reinventare un po' un altro metodo, perché le foglie non me ne faccio più niente. e quindi sì, insomma, altri colori soprattutto, scene subacquee, insomma. Sarà anche più difficile, se vogliamo, da disegnare di questo, però spero anche che venga anche meglio, visto che la prima esperienza serve come base per migliorarsi. Federico Bertolucci, grazie. Grazie a voi. Ciao.